Ah no, devi dire dopo il successo. Perché... Posso? No. Ciao compagni di scuola e benvenuti nel secondo episodio di... Lo sfogo del cuore. Il format nato per risolvere i vostri problemi amorosi. Una situazione veramente schifosa. Dopo il successo del primo episodio abbiamo deciso di continuare questo format senza assolutamente alcuna pressione esterna. Ti devi spaventare! Oggi parliamo di gelosia. C'è. Oggi? Al suono giapponese. Ah sì, hai detto oggi. Al pubblico maschile. Iniziamo. Il mio lui ha legato molto con mia sorella e comincio ad essere un po' gelosa. Io sono solamente un piccolo. Posso credere che mai tua sorella ti possa rubare il fidanzato? Oddio sì, sto pensando a quante volte sia successo. Andiamo bene. Allora io sono molto malfidato su queste cose, quindi non lo so. Dai, obiettivamente, tua sorella. Dipende che tipo di rapporto hai con tua sorella. Ho capito, puoi avere anche un rapporto bruttissimo, però c'è sempre un legame. Non è che pensi subito, ok, mia sorella parte per fregarmi il ragazzo, però... Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è. Parla con tua sorella e dici, sorellina mia, sai, mi dà un po' fastidio, cerca di moderare un po' il rapporto che hai col mio fidanzato. Stai calma adesso. No. Ecco, già se dici così sei psicopatica però. Ma c'è qualcuno che ti obbliga ad essere così? Sono gelosa di una sua collega, devo ucciderla? Assolutamente sì. No, ragazzi, c'è una regola fondamentale. Mai fidanzarsi o frequentare un tuo collega di lavoro. Ma me la segni proprio. Anche perché se no questa rete eravamo sposati. Solo donne che hanno pianto per te. Non è vero, sto scherzando. Io esco, Maria. Al posto del cuore hai un bidone dell'immondizia. Anche perché è logico che ci sia del feeling, perché se no non potremmo fare questo video da No, me. Esatto. No, il feeling sul lavoro è normale. Madonna che brutto, sto scaccolando gli occhi mentre parlo. Orribile. Che schifo. Che schifo! Uccidila solo se hai un motivo valido. Cioè, se hai le prove. Guarda, vado a prendere il filmato, Sono geloso della mia migliore amica. Significa che mi piace, sto in crisi. Sì. Ma io che c***o ne so, scusa. No, l'amicizia allora, tra maschio e femmina non esiste. No, può esistere. Dipende dai presupposti. Nel senso, se sono persone d'infanzia. Ma è del mestiere questo, no? Se è una persona che conosci da tanti anni, fin da piccoli magari, ci sta. In realtà una relazione bella è proprio quella. Nel senso, avere una fidanzata che puoi trattare anche come la tua migliore amica. Perché in una relazione felice, la tua fidanzata è anche la tua migliore amica. Ma ora me ne vado io, No, perché era carina. Sono gelosa della sua migliore amica. Ok, però stavolta è diverso. È diverso. Dormono pure nello stesso letto? Ditemi se è normale. Ma gli aspetta un pugno. Allora. Momento. Allora. Che esigenza c'è? No, dormire insieme? Non è normale. Non ci sia un... Assolutamente. Non c'è ma quando mai? Ma quando lui dorme mai? Nel divano. Ma sicuro che sco... Vi faccio entrare dentro la patata, la palapa. Posso dire una cosa? Va bene, la dico. Io ho dormito con degli amici maschi in vacanza. Cattetto! Ed ero fidanzata. Però comunque eravamo un mix, nel senso maschi e femmine, non mi prendere in giro. Ma come un mix? Io di solito faccio un mix. Ma il mio fidanzato, che intanto ormai non è manco più il mio fidanzato, quindi io posso dire, lo sapeva. Quindi un conto... Sapeva questa cosa? È sicura di non avere sbagliato location? Sì, infatti abbiamo tanto litigato. Per forza! E allora io adesso mi devo agitare un attimo? Perché una volta eravamo in videochiamata e passa un mio amico senza maglietta. Non l'avete mai visto, non così. No, aspetta, ma... Vabbè, tanto non è più il mio fidanzato. No, cioè, aspetta, ma se io... Ma se la mia... No, cioè... Guarda. Allora, se io dovessi scoprire che la mia ragazza dorme insieme ad altri ragazzi, ma io mi incazzo come una bella. Questo è il guerriero Super Saiyan che ha oltrepassato il limite. Ho capito, ma lo sapeva. Quando dormi con qualcuno il rapporto cambia. Che cosa? Con il miglior amico, con la migliore amica non bisogna dormire. Però quando si tratta di più amici, sì, perché no? Dico, avete fatto un festino, siete tutti imbriachi. Gente che entra, gente che esce. No. Dormite insieme. Sì. Hai allora, visto allora? Forse lì sì. L'udienza è tolta. Però non è la... non lo so. Vabbè, dipende dalla situazione. Col miglior amico e con la migliore amica, mai dormire insieme. Da soli mai. Ok? Ma è più! Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale di scuola. Mio quando se ti avanza tempo e fateci le vostre domande qui sotto per il prossimo sfogo del cuore. Cucina una torta i rossi con le chiare.